Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Buona domenica amici, un appuntamento con le stelle di Azus, un altro appuntamento con le stelle di Azus in questa domenica un po' particolare, che è bella, è domenica, ma chi se ne frega perché domani è lunedì, ma non si lavora. Non si lavora, molti non lavorano. Molti non lavorano. Perché no, vabbè, ci sì, sono certo. Quelli che invece lavorano e come. Chiaro, chiaro. Vedi questi due qua. Appunto. Una domenica molto particolare anche perché finita la puntata ci trasferiamo alla nuova Fiera di Roma per io e Azus, per aspettarvi, per attendervi. Azus vi darà la possibilità di accedere al vostro tema natale, al vostro oroscopo personalizzato, quindi grande successo, anche grandi prenotazioni, quindi sbrigatevi a venirci a trovare. Nuova Fiera di Roma, Festival dell'Oriente, all'interno cercate lo stand di cartomanti europei. Azus, buona domenica. Buona domenica a te. Ariete. Pasquale. Ariete. Per l'Ariete una domenica così, devo dire. Allora, il periodo è talmente bello che anche una luna dissonante nel segno dell'Ariete può, insomma, essere superata senza grossi problemi, grossi ostacoli. È chiaro che però in questa giornata, voi che avete voglia di vivere all'aria aperta, di fare sempre di testa vostra, di scoprire posti nuovi, forse sarete costretti magari ad occuparvi invece dei vostri cari, della famiglia. Però anche questo può darvi delle grandissime gioie. E allora io quello che suggerisco agli arieti, se dovete trascorrere una giornata con i parenti, con i vostri familiari, con la suocera, con il suocero, con i vostri genitori, beh, cercate di cogliere la parte migliore di questi rapporti che rimangono pur sempre importantissimi nella nostra vita. E poi il Toro? Per il Toro giornata molto bella. Una giornata positiva, piena di occasioni, di possibilità, anche per vivere una domenica diversa, una domenica allegra, una domenica divertente. Ecco, divertimento, e questa è la parola d'ordine proprio per il Toro, dovete cercare di sorridere, dovete cercare di circondarvi anche di persone piacevoli, allegre, che sappiano in qualche modo farvi uscire anche da quell'apatia in cui rischiate di sprofondare a causa di questi pianeti che transitano alle vostre spalle, Venere, Mercurio, Urano. Quindi uscite di casa, fate un breve viaggio, andate a raggiungere anche delle persone che magari sono distanti e chissà, vi hanno invitato. Se non vi hanno invitato, auto-invitatevi, d'accordo? È una giornata interessante anche per i contatti su Facebook, su internet, sui social network. Insomma, vi farete valere, amici del Toro. Poi i Gemelli. Per i Gemelli giornata interessante, bella. È una giornata che finalmente riporta anche un po' di calma e di tranquillità nella vostra vita, perché gli ultimi giorni sono stati molto eccitanti, pieni anche di avvenimenti, di nuove conoscenze. Adesso potete un pochettino fare un bilancio, un quadro della situazione, ma anche questa domenica promette benissimo sotto tutti i punti di vista. L'amore finalmente è tornato a farvi battere forte il cuore, non mancheranno dimostrazioni di affetto da parte delle persone che vi amano, ma anche di stima da parte degli amici. Insomma, una bella domenica. E poi il Cancro, Azus. Bellissima domenica per il Cancro, finalmente, dobbiamo dire, perché siete reduci da un paio di giorni in cui eravate con il muso lungo, anche, capito, lì rintanati in un cantuccio, oserei dire. Adesso invece questa luna riporta serenità nella vostra vita e vi permette di affrontare anche quei temi un po' spinosi che questa Venere e questo Mercurio hanno riportato in auge sia in ambito sentimentale che lavorativo, che professionale. Insomma, questa è una luna che vi dà soprattutto ottimismo, quello di cui avete estremamente bisogno.